Buongiorno. Buongiorno un cazzo. Ma perché? Perché da già fanculo. Che meri stamattina, Pronti? Pronti? Sì. Che voleva più il giacchetto? Eh? Voleva più il giacchetto? Ma quel giacchetto, ma così. Ma qui. E stai a mangiare o no? Mannaggia, oh, ma Madonna, perché... vabbè, ogni volta che mangio. Non puoi fare niente. Davvero? Me, fallo già. Fallo il fuori a te. Che stai a mangiare, nonna Mari? Arzughe? Che arzughe? Che arzughe? Oh. Cacche. No! Già così cattivo le prima mattina, sai che io te volevo fare? Vabbè, butti anche questo. Ma non è vero. È vero. Te il tiro? No, vabbè, un'altra volta. Beh, ma perché trezzica? Dai. Fa. Sono i vostri cani, ma il mio sta sempre a tiro, guardate come cammina, guardate, salta, guardate. È un cane circense, cane da figa. Rock, questa è la figa, Rock, questa è la figa, chiappa la figa, guarda come va a chiapparla, chiappa, da. Niente, se la tiene per lui, dalla figa. Mettilo di qui il sassetto, mettilo di lì il sassettino. Dio no, Non è che gli porta la maglia. Dio no, Già l'hanno sorcata stamattina. Sì, sì. E lei. Saluta nonna. Saluta il papa, saluta, che si dimette. Saluta Checco. Si dimette. Saluta Checco di Roma. Sono in una giungla. E c'è anche lei. La leoparda. Sta bene. Sta bene proprio. Benissimo. Ho preso una cosa magica. Piuma magica. No, lascia. La piuma magica. Lo scoccio, La piuma magica. La piuma. Oh, di qualcosa, dopo di che mi incanta. Di Tegucigalpa. In Honduras. La piuma magica. Dell'Honduras. Levi la polvere dal sottopalla un po'. Sì, stiamo spolverando il sottopalla che in Honduras. Questo è dell'Honduras, ma sono... Eccolo. Il piumazzo. Piumazzo che spazzo la razza. Caiglio? Il piumazzo che spazzo la razza. Ragazzi, bene! Che bel bambino, il grande Edward, Grande, c'ha la piuma magica. Può far vedere come cammini con la piuma magica. Guardate come va. Questa è la piuma magica. Guardate, guardate, incredibile. Grande. Smetta di No, scalzo no, però, poraccio. Scalzo no, però. Scalzo no, dai. Ragazzi, iscriveteci a... che su 105 takeaway hanno parlato di noi, di Letta Leotta e Daniele Battaglia. E beh, a me che cazzo mi frega? No, come no? Salutali almeno! Ma te sciacqui di coglione tu e lui! No, no! Scusate, ma lui è un po' rude. Lui! Dio no, Non lo fa uscire, non si fa mai... Non si fa fastidio, ragazzi, no! No! Non fatti la casa! No! Sei papà si dimette! Come? Il Papa si rimette. Ma chi? È vero. Checco di Roma. Checco di Roma si rimette. Arzughe? Arzugamo? Arzughe o no? Sterzuga? Oh. Mi è venuto il piatto addosso. Piava per guidare il pullman quando hai iniziato tu? 32. Mila lire. Per 32 e mezzo. E che ti hanno chiesto? Ti dico. Non è con l'avuto treno, abbiamo 50. 50.000 lire col camion. Però quello del pullman che ti aveva detto, aspetta, ci sono i scatti. Eh?
Quello del pullman, che ti ha detto? Aspetta. Ne vado andando via, che ogni 2 anni c'erano gli scatti. E dico, ma quando mi scatta io sono morto di fame. E quindi è iniziato a giocare col camion. Sono col camion. Erano gli anni 60, abbiamo capito. Allora con me? Sì, veniva dietro adesso per dare fastidio. Con me? Io manco non mi sono accorto. Senti, però, tu dopo te ne accorgi. Lei l'ha presa con me. Tu te ne accorgi troppo. Devo essere sincero, una vacanza così o 4-5 giorni così con i nonni, con la famiglia, con tutte le persone care, valgono molto di più che Mykonos, Ibiza, eccetera, e compagnia bella, ve lo posso. Parla di qui sotto l'ombrellone? Si parla di Camillo Benso Conte di Cavour. È vero? Sì, perché mazza. Perché noi storia siamo, vera qua, eh. Noi siamo acculturati, lui è col Conte. Non pare, ma siamo. Tra 3/4 d'ora prevedo dei video con dei vestiti. È giusto o sbagliata sta previsione? A te a parte scherzo. Ah, penso che sia giusto. Famo du TikTok dopo, no? Penso. O no? Sono salito. O no? Vai, li famo du TikTok? O no? Du TikTok li famo? Du TikTok. Ma che cazzo è? Non sono cornetti. No, è TikTok. Pensa che spieghilo tu, Filippo. Sono TikTok. Caramelle. Spiegali che è il TikTok. Oh. Spieghilo, Filippo. TikTok è uno. Il TikTok è uno che c'ha un tic e quell'altro il tocca. Ecco. Questo è il TikTok. Me ne intendo. Lui pensa ai tip top. I tip top. Che è il TikTok. Okay. Che sirene. Ma soprattutto eccolo. Cavata anche la gonna. Lo sta. Che abbiamo fatto finora? Abbiamo fatto la Tecno. TikTok. TikTok. Che abbiamo fatto i? Il saluto. Che abbiamo fatto? Che cazzo ne so io? Da sbilicarsi vedrete nei prossimi giorni. Fisicali qui. Mamma mia ragazzi, uno spasso oggi, eh. C'è una domanda, anzi, tutti hanno una domanda. Come ci si sente a una certa età con sti vestiti? Come un coglione, top, io siamo a Roma. Roma a Parigi e via. Ritorna a giocare a padel. Padella. Starò con la persona che ho battuto, una delle due persone che ho battuto l'altra ieri sera. Vediamo oggi come va. Non conosco gli avversari. Vedete impegnate, eh? Perché ieri è perso contro me, hai capito caprone? Io perché ti ho fatto vincere, sì, no, non fatto ci vengo più giocato. A parte stile è rimasto a casa, Cioè veramente, ma un po' sei un carabiniere, sono io brutto. Prima partita al maresciallo con me, l'ha vinta. Perdiamo 3-0, 6-3. Tu l'hai vinta. 6-1 per noi. Tu l'hai vinta con me. Seconda partita mischiamo le squadre, il maresciallo ha fatto. È la miniatura di Checco Zalone, ragazzi. Oh Federi, guarda che ha vinto. La racchetta al pettine, Federico Balzaretti, incredibile. Per un pennello fantastico. Vai. Oh, mi raccomando, pennello manteniamo, tagliamo ai lati. Chi è che ha già mangiato? Che ha mangiato? Niente. Controllo perché sicuramente. Guarda che è incazzatissimo perché questo anche il piatto si fa fuori. Davvero? Sì. È vero? Perché se fuori orario. Ah io? È sforato, le 9:10 sono. Già. Vabbè, sera dove porti? Tucano, spizza. Parcheggia da sola? No, ci sono i fantasmi. No, pazzesca. Oh, ma se la macchina si chiappava quella la. No, vabbè, ragazzi. Guardate che lavoro. Drizza! Dai! Scemo! Pazzesca. Comunque le Fiat top. C'è una riunione. Perché secondo me si rimette. Sto decidendo. Eccoli, tutti i preti.
Secondo me si rimette, sì, da retta, vedete? La nonna che è religiosa, fate un sorriso. Grazie. Poi volevo chiamare, ma è vero che il Papa si rimette? No. No, è una cavolata. Dite che siamo missionari, di Alana missionari. Allora, a posto, grazie. Grazie mille, grazie. Me la raccontano giusta, secondo me si rimette. C'ho sta impressione, poi staremo a vedere, però. Per loro sono fiduciosi, ma. Comunque ho fatto sta minchiata. Secondo me si rimette. Ma va bene, ma quello è per parlare nel bar, no? Sì o no? A tutto calcio. Secondo me si rimette. Va bene, va bene. Mettiamo che hai ragione. Va bene.